Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Vi siete mai dilettati con qualche partita a carte con gli amici, magari bevendo del buon vino o fumando un sigaro? Meglio una partita a scala 40 o poker, oppure le tradizionali briscola e scopa? Beh, nell'Ottocento era iniziata la moda dello scopone, una variante della tradizionale scopa, insomma. Sette Bello e Primiera dilettavano molti salotti dell'epoca fino a metà Novecento. Una figura molto nota del mondo musicale lo amava molto. Eh sì, proprio lui, Giuseppe Verdi. Per il maestro era un bel passatempo e assieme al 3-7, briscola, bocce e biliardo, lo scopone allietava le serate in cui non era a teatro. Era abbastanza preso da questo gioco, da riproporlo continuamente, come vediamo in diverse sue lettere, tra cui una datata 1882 a Teresa Stolz, dove le propone un incontro a Parma, una tappa del suo viaggio con la moglie verso una vacanza alle terme di Montecatini. La proposta prevedeva un pranzo e una bella partita a carte nell'attesa di ripartire. Il maestro aveva una grandissima considerazione di sé come giocatore, ma in realtà era meno abile di quanto credesse, e lo scopriamo da un aneddoto che risale proprio al periodo del soggiorno a Montecatini. Verdi rimaneva tutti i pomeriggi al pianoforte nella sala della musica dell'albergo, instancabile, lavorava anche in vacanza. Tuttavia, si era ben presto creata un'abitudine quotidiana di fare delle belle partite a briscola o a scopone con gli amici più intimi. Queste partite erano organizzate e coordinate da Giuseppina Strepponi, che si appartava con i prescelti alla partita per avvisarli che Verdi non giocava bene. Ma visto che amava tanto le sfide, amava tanto vincerle, che già inizio partita sorrideva pregustando la vittoria, così fiero delle sue abilità da giocatore, beh, era importante non farlo perdere. Sì, sì, avete capito bene, la moglie esortava tutti gli sfidanti a perdere contro il maestro, ma la cosa ancora più importante era non farsi scoprire, perché il maestro era molto orgoglioso. La compagnia delle partite a carte era formata dal senatore Piroli, dall'avvocato Della Bianca, dal generale Corvetto e da Edmondo De Amicis. De Amicis era stato addirittura incaricato da Verdi di procurarsi due mazzi di carte francesi da 52 da un rivenditore di Genova e di portare quelle a Montecatini. Questi compagni di carte rispettavano la richiesta di Giuseppina Strepponi e lasciavano che il maestro vincesse. Accadde però un giorno che il maestro si accorse del raggiro. Gettò allora infuriato le sue carte sul tavolo e si ritirò nelle sue stanze. Verdi voleva essere il primo per la sua bravura. Difficile accettare che qualcuno lo lasciasse vincere. Queste partite non erano legate solo a Montecatini. Anche a Sant'Agata il maestro accoglieva gli amici e proponeva di giocare a carte. Questa passione lo accompagnò tutta la vita, anche quando soggiornava con Giuseppina Strepponi all'albergo Milano, lo stesso che oggi si chiama Grand Hotel du Milan. La sera, dopo cena, scendeva dalla sua stanza per lo scopone e si narra che non disdegnasse di barare. Un altro compositore amava questo gioco, il celebre autore di Cavalleria Rusticana, Pietro Mascagni. Aveva una vera e propria passione per questo gioco. Forse più che di passione dovremmo parlare di mania. Ogni volta che gli si presentava un nuovo cantante, la sua prima domanda era: «Sai giocare a scopone?» Un amico d'infanzia, Arnaldo Bonaventura, lo descrisse nei primi anni di carriera. Alto, magro, snello, già con la famosa capigliatura che determinò una vera e propria moda e già pazzo per il sigaro toscano, il biliardo e lo scopone. Così ce lo racconta il maestro Luigi Ricci, suo collaboratore per 30 anni.
È noto che il maestro poneva un impegno a vincere a tale gioco, quasi si trattasse di spuntarla su d'una risoluzione armonica e su d'una difficoltà contrappuntistica. Ciò nasceva dal fatto che egli era uno scoponista consumato, ma non basta la bravura per vincere, e lui era veramente bravo, perché bisogna fare i conti con le carte e col compagno di gioco. Nessun compagno valeva per Mascagni e perciò nessuno voleva essergli compagno per evitare rimbotti, commenti e talvolta urla da parte sua. Ma non giocava solo con colleghi e amici, anche la figlia Amy era trascinata a questa passione. Per parte mia tremo ogni qualvolta babbo mi invita a giocare con lui e faccio patti molto chiari. La mia sopportazione giunge fino all'aggettivo idiota, in via eccezionale può anche arrivare al sostantivo bestia, ma oltre questo limite non tollero proprio più niente. Una volta, perché giocai un 2 invece di un 3, babbo mi gridò che ero indegna di essere sua figlia. Pietro Mascagni amava molto andare al casinò quando si trovava a Sanremo. Grazie ad un suo suggerimento, nel dicembre del 1936 il casinò organizzò il primo torneo nazionale di scopone e Mascagni vi partecipò sia come giocatore che come ospite d'onore dell'evento. Grazie alla buona riuscita del torneo fu riproposto anche 2 anni dopo, nel 1938, e Mascagni, nonostante i numerosi impegni lavorativi, riuscì a partecipare sia all'inaugurazione che alla serata finale. Per capire la portata del torneo si parla di 710 partecipanti per 3.026 partite giocate, con un montepremi che nel 1936 era di 100.000 lire e nel 1938 triplicato a 300.000 lire. Una cifra che rapportata ai giorni nostri gira attorno ai 270.000 euro. Belle partite di scopone! Per Mascagni era così necessario giocarvi sempre che gli aneddoti in merito sono davvero numerosissimi. Si narra che una sera iniziò a giocare nella sua residenza con l'amico sceneggiatore e scrittore Lucio D'Ambra. Altri ospiti erano in salotto, ma loro erano presi dalle varie partite. Insomma, cominciarono alle 9 di sera e terminarono alle 7 del mattino, quando ormai tutti gli ospiti se ne erano andati da ore ed ore. Chissà se se ne accorsero. Anche la piccola nipote Rita, figlia del cugino Luigi, lo raccontò. Conobbi lo zio Pietro la sera che papà ci portò a quell'incontro, poi ci riaccompagnò in albergo e lui tornò a giocare a scopone per tutta la notte con Pietro, che era completamente preso da questa passione. Giocava e s'arrabbiava. Poi di giorno dormiva fin verso le 2 o le 3 del pomeriggio, quindi si metteva a comporre. E lo raccontò anche Gabriele Santini, direttore d'orchestra. Mascagni fumava i toscani durante le prove e le repliche dell'opera. Li fumava a casa, a spasso, nei caffè. Li fumava soprattutto ininterrottamente allorché giocava a scopone con i suoi compagni, obbligati a lasciarsi investire dalle sue zaffate di fumo e a lasciarlo vincere. Altri amanti dello scopone? Carducci, Leoncavallo, che era solito giocare dopo colazione e guai se non trovava qualcuno con cui giocare. D'Annunzio, Caruso, che nella sua villa di Bello Sguardo giocava con i contadini, e ancora Ponchielli, ed anche Puccini, come testimoniò il suo vicino Salvatore Orlando. Puccini, verso sera, dopo aver suonato un po', chiedeva di fare una briscola o uno scopone. Anche lui voleva sempre vincere e guai se lo facevano perdere. Ma lo scopone segnò davvero la vita di un altro artista e stiamo parlando di Giuseppe Di Stefano. Infatti, il giovanissimo Di Stefano, non ancora cantante, se ne stava tranquillo in osteria a giocare a carte con l'amico avvocato Danilo Fois. Le carte per Di Stefano erano davvero buone e quando vinse la partita esultò con un bel acuto tenorile: Vittoria!
L'amico, esterrefatto dalla bellezza della sua voce, gli disse subito che avrebbe dovuto studiare. E non fu una frase buttata lì a caso, ci credeva davvero, tant'è che gli pagò le prime lezioni di canto e lo portò a sentire l'opera alla Scala. Ringraziamo questa splendida partita Scopone per averci rivelato uno dei più grandi tenori del Novecento. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like di supporto, condividilo, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi.